un qualcosa che puoi fare, ma diventa anche lì una situazione pericolosa che ti espone ad un facile recupero palla da parte del portiere avversario. Forza, forza, Ci siamo. ci siamo, si parte. È la finale, è il match che attendevamo, è il match che sospettavamo di non giocare e francamente ci eravamo quasi abituati all'idea. Poi qualcosa è cambiato, la magia nell'area c'è stata, grazie a Principe, grazie a Oli e adesso tutti con Principe per gli ultimi 90 minuti almeno di questo mondiale. Poi non dimentichiamoci che questi sono 90 minuti che pesano 7.000 euro, Fede, di differenza tra primo e secondo posto. È vero, lo ricordavamo anche nel pre. Prima rimessa laterale per Mbappé che trova Gullit chiuso e quindi Mbappé dall'altro Gullit con il possesso che passa ad Ustun e vuole uscire sulla verticale Ronaldo. Davis, attaccato da Eusebio che mette palla fuori. Si rispettano, si chiudono, non vogliono rispettivamente far giocare l'altro. Ed è comprensibile. Pallone su Kylian Mbappé. Prova a prenderlo Davis, concentrati anche nei volti i due. Assolutamente sì, intanto ti ricordi il Prinzi Kiss di cui ti parlavo l'altro giorno, Sì. che Daniele tende a stringere le labbra come se fosse un bacio, e adesso gli sta montando la tensione e sta iniziando a farlo. Vero, si vede, Guarda, guarda, guarda. concentratissimo. È concentratissimo, sì. Mentre fa possesso Ustun e lui non vuole concedere varchi. Ora un po' di spazio c'è per Ronaldo. Gullit. Dentro ancora a cercare il fenomeno che scappa. Esce Cech nella terra di nessuno. Palla dietro e Ustun in vantaggio. Ingenuità di Prince qua. Ingenuità qui da parte di Daniele, una palla che non doveva passare lì su quella fascia, si è fatto cogliere in imbucata, ma c'è da sottolineare, Fede, la compostezza nella gestione palla da parte di Ustun ogni qualvolta si trova in quel vertice basso. È un qualcosa di veramente clamoroso per quanto è abile. Vero, adesso Prince deve provare a reagire sperando che ce la faccia, perché è tutto possibile, il tempo di certo non manca, Matte. Assolutamente sì, Fede, abbiamo appena cominciato, sarà una lunga finale, saranno 20 minuti almeno che io mi aspetto essere di fuoco. Sì, perché una volta che arrivi qui non vuoi mollare, infatti bravo Eusebio a leggere qui. Poi va di sponda su Bruno Fernandes. Tocco dentro a cercare Pelé, ma è tornato bene Ustun in difesa. Quindi vuole andare anche in contropiede col pallone buono per Pelé. Occhio all'inserimento di Ronaldo a letto, Carlos Alberto, Matte. Qui Carlos Alberto si conferma abile stratega della difesa con queste diagonali precise sempre sul pezzo. E occhio a quella zona che si apre. Sì, non ne approfitta Principe, poi sì, perché la palla è lunga per Pelé. Cerca un paio di finte, torna Maldini. Mardini lo porta a scuola, Federico, veramente giganteggia lì dietro, fa quello che vuole, e soprattutto Maldini è un difensore che ti permette anche di avere una certa tranquillità palla al piede. Guarda qui addirittura che passaggio da parte a parte. Però poi c'è l'errore, quindi Pelé dentro per Ronaldo che passa, va sul destro e fa 1-1. Vola Prince, torna sul livello del mare. Mamma mia, qua ancora una volta giocatissima con questo directional nutmeg, come dicevano in telecronaca gli inglesi, tunnel direzionale, ancora una volta a punire quella che è l'uscita da parte di Ustun, che si è fatto punire dopo aver perso ingenuamente palla in fase di impostazione. Ma bene così, 1-1. Benissimo così, 25 minuti 30 secondi, Makers 1, Astralis 1, tutto in perfetto equilibrio. Considerando anche i match che abbiamo raccontato fino adesso e che hanno portato a questa finale nella finale. Sì, veramente una altalena, una girandola di emozioni, un continuo su e giù. Davis, torna da Cristiano. Vicino Fernandes. Poi Gullit cerca un corridoio. Va da Pelé. Ancora su Davis. Con Gullit vicino si ripassa da Pelé. Carlos Alberto. Mamma mia, quanto è forte Carlos. Veramente un giocatore pazzesco, ma Daniele qui è stato bravo
ad ondeggiare su quella linea di out destro con Carlos Alberto e poi affondare al momento giusto il contrasto. Si ripassa ancora da Gullit, centrale per Fernandes, concentratissimo Principe, lo vediamo nello schermo. Gullit su Ronaldo che può inventare da lì, finta 1, finta 2, non passa stavolta. Guarda come si ripete sempre questo pattern, Fede. Sempre questa ricerca dell'1v1 per cercare poi quella giocata, che al momento è veramente qualcosa di devastante, che sta facendo la differenza perché, per Daniele, perché da quando l'ha rimpostata, insomma, è lì che ha trovato maggiori buchi nella difesa di Houston. E non è semplice trovarne, proprio perché, insomma, ricordiamo, il primo match tra questi due oggi è finito 4-0 Houston, senza praticamente tiri in porta di Principe. Esatto, senza appello. Che ora deve difendersi perché attacca Mbappé, sterza su Davis. Poi tocca da Fernandes che lascia Gullit. Dentro no, perché c'è Fernandes e c'è anche il contropiede possibile con Pelé. Bravo, saggiamente decide di un attimino rallentare perché, come ci ha fatto vedere prima Houston, affrettare troppo la giocata ti espone a quelli che sono rischi inutili. Carlos Alberto ancora in zona Van Dijk. Gullit. Ha preso Mbappé, un pallone timido. Fa possesso Prince in questa fase. 43esimo, 1-1 tra Makers e Astralis. È la finale. È l'ultima partita di oggi. È l'ultima partita del mondiale. Un mondiale che fino ad ora non sembra voglia smettere di regalarci emozioni, Fede, fino alla fine. Anche se qui c'è un errore che potrebbe permettere a Eusebio di andare, ma finisce il primo tempo in parità. E guarda ancora le metà, statistiche. Almeno. Guarda le statistiche, Fede. Un tiro per parte e per entrambi è significato bersaglio grosso. Intanto vediamo Houston che ha un breve dialogo col suo coach posto alla sua destra. Insomma, vediamo questi secondi 45 minuti, Fede, da vivere veramente in apnea. Tanto ci fanno rivedere i gol. Questo è il primo, quello dell'1-0. Esce male Cech, si posiziona male la difesa. Un gol, Matte, che ci ha ricordato anche quello che Prince prende nella prima partita, quello del 3-0 che abbiamo rivisto negli highlights prima. Assolutamente, un gol abbastanza fotocopia. Intanto vediamo che ripartono in questo secondo tempo. Intanto ricordo agli amici da casa che potete tranquillamente... No, cosa succede? Si è bloccato il feed della loro partita, ti confermo. Ok, no, pensavo fossi io sempre. No, si è bloccato proprio il feed della loro partita. Sì, hanno proprio un problema loro. Io ho la live loro ufficiale che va in diretta e si è frizzato il loro schermo. Hanno detto anche, infatti, eccoci qua, ritornati. Perfetto, no, perché sarebbe un problema altrimenti. Sì. Proprio nella partita semplicemente decisiva. Cose che non succedono mai, no? Tipo nei gironi l'altro giorno. Esatto. Occhio però al possesso Astralis. Ronaldo al limite. Lascia Fernandes che apre su Mbappé, prende il fondo, la mette al centro! Oh mio Dio. Qualcuno salvi le mie coronarie. Qualcuno salvi le mie coronarie, check quella palla che sembrava saltellare sulla linea di porta, che brivido. Fede, ti ho perso. Occhio perché... Ok, sei tornato. No, ci sono, ero semplicemente zitto. Perché anche io ogni tanto ho bisogno di respirare, Matte, che non è semplice. Ogni tanto mi dimentico come si fa in questa partita. Gullit. Ha preso Mbappé, che può mettere il turbo su Arnold. Veloci entrambi, Arnold legge. Una finta ormai consueta. Fernandes trova Mbappé con calma e poi la palla verticale ancora su Fernandes che prende il fondo, la tiene in campo e porta a casa il corner. Adesso attenzione dentro perché arriva il pallone verso Cristiano che la prende pure Cech, Matte. Poi altro corner, no. E stavolta Cech non la prende. Vabbè, allora ditelo allora, ma che cosa stiamo giocando? Ma cos'è, Subbuteo? Non se ne può più di vedere questa giocata abusata e reiterata. Non è vero. Intanto rivediamo il 4-2-3-1 messo da Daniele. Ma è un qualcosa veramente di impossibile. Guarda come batte rapido. Non ti dà la possibilità di fare nulla. Spostare portiere. Posizionare un difensore. È troppo rapida questa battuta. Mi sta venendo voglia di comprare Cristiano Ronaldo un'altra volta. Sono rigori.
No, ma non è possibile che su ogni calcio d'angolo però la prenda sempre lui soltanto perché si chiama Cristiano. Non è un qualcosa di realistico, molto semplicemente. Questo è un problema che ci portiamo dietro da FIFA 19, perché non viene data la possibilità a chi difende di poter attivare la stessa meccanica che spetta, ovvero il timed finishing all'attaccante, che ti permette sempre di prendere il tempismo sul difensore. E quindi è assolutamente un mismatch. Devi semplicemente pregare che il portiere intervenga, cosa che purtroppo Cech non ha fatto. Cristiano lascia Pelé. Fernandes, Pelé. 2-1, ma c'è tempo, c'è mezz'ora. Pallone però ancora per Ustun, che vuole uscire. Intervento anche con lieve ritardo e si passa da Ronaldo. Adesso rivediamo anche loro concentrati, con Prince che non deve perdere la calma. Occhio però a Ronaldo che prende il tempo, mette al centro, salvataggio mostruoso e poi palla sul fondo. È ancora vivo Prince, ma occhio al corner. Battuto ancora verso Gullit questa volta. Sul fondo. Mamma mia Fede. Mamma mia Fede. Aiuto. Daniele, non fare queste cose lì dietro, ti prego. Brividi, ma adesso palla dentro che non arriva a Pelé perché ha protetto ancora Van Dijk. Era bella l'idea però. Molto, molto. Eccolo Van Dijk a trovare sempre Mbappé, chiuso però da Alexander-Arnold. E allora Mbappé con molto campo, la mette per Ronaldo, chiude Van Dijk, ancora Cristiano fuori gioco, dai. Si fa un bicchierino d'acqua. Che paura. Ustun esce Pelé, entra Neymar, intanto mancano 20 minuti e qui veramente inizia a montare la tensione. Fede, ho un brivido lungo il braccio sinistro, non so se è un'avvisaglia di infarto. Di fibrillazione ventricolare o è veramente tensione che sta montando e galoppando sempre di più per questo match che al momento non sorride a Principe e non sorride neanche a noi. Meriteresti un premio soltanto per, cosa hai detto, vibrazione ventricolare? Ecco, sì, solo per quello. Cosa fai? Madonna, occhio qui! Aiutatemi. Qualcuno mi salvi. Ho paurissimo. Qualcuno mi salvi. Però cioè, Prince non se la può cercare così, eh? No, questo è un qualcosa che... Guarda qui, guarda come mi perde palla. L'hanno detto anche dalla regia. Principe, wake up! Non può concedere questi errori nella sua metà campo. Troppa paura. Via la paura, Prince, che conta poco. Sì, qui adesso sfacciato. Bisogna gettare veramente il cuore oltre l'ostacolo. L'ostacolo in questo caso si chiama Ustun, ma è assolutamente umano e battibile. Assolutamente, lo hai già dimostrato, Prince. Forza che manca poco. 72 in corso. Neymar in possesso. Dentro per Cristiano, che può andare in porta! Eccolo qui! Il momento in cui la paura lascia spazio alla speranza. 2-2! Mamma mia, qui si sono aperte le acque, Fede. Quel Cristiano Ronaldo sembrava Mosè nel Mar Rosso. Totalmente dilaniata la difesa di Ustun. Ronaldo incrocia per la rete del 2-2 e qui Ustun si dispera perché sentiva avvicinarsi il bersaglio grosso. Mamma mia, Matte. Siamo vivi, Fede. Siamo assolutamente vivi e non abbiamo benché minima voglia di morire in questo momento. 73, 2-2. E vediamo che succede. Come nella partita di prima, Prince sotto 2-1 pareggia. Stavolta va sotto due volte. Prima invece c'era stata rimonta e contro rimonta. Davis. Dentro per Ronaldo. Torna da Vieira. Movimento verticale dei compagni, si passa da Mbappé che prova a partire con la solita giocata, passa anche con il rimpallo su Maldini questa volta. Dal fondo mette dentro, check con il guantone. Qualcuno mi salvi. Poi Pelé non se l'è sentita di lanciare Ronaldo in campo aperto, avrebbe potuto. Lanciatura Pelé, sponda centrale per Ronaldo, è perfetta, chiuso incredibilmente, credo, Maldini. Non ci posso credere, lì con quel colpo di tacco rischiava di diventare una magia. E allora Gullit, Neymar, da Bruno Fernandes. Chiude Gullit, riparte Neymar. E tocca centrale ancora per Vieira. Poi Arnold, se la prende comoda. Siamo nella fase calda, vuole far possesso già da ora Ustun.
Maldini. Qui mi sa che Houston ha tutta la voglia di aspettare Fede quel momento che gli può permettere di avere tra i suoi piedi l'ultima giocata, quella che può condannarci. Prince, lo sappiamo che il cuore batte. Lo sappiamo che hai capito che vuole fare il tuo avversario. Stai calmo. In campana, guarda qui come tiene palla, vuole proprio quell'ultimo minuto. Dobbiamo stare attenti, Daniele qui non deve cedere alle emozioni, non deve permettere alle sue mani di tremare, cosa che raramente accade, quindi dobbiamo stare attentissimi, devi mostrare ancora una volta di essere Ice in questo pomeriggio. Lo ha fatto quando contava. Se siamo qui in finale è soprattutto grazie a lui, va detto, perché ha ridato speranza nel momento di morte dei Makers. Van Dijk, da Maldini. Continua però a far possesso, Houston. Non Sì. verticalizza, la mette fuori, vuole i supplementari. Si va ai supplementari. Qui ti dico, ha perso il mordente, ha perso l'occasione per gettarsi avanti. Intanto le statistiche recitano 2 tiri, 2 gol per Daniele. A noi questo importa, perché ogni tanto deve anche sorridere la giornata al buon Daniele, cosa che fino ad ora non era mai successo. Quindi a denti stretti rimaniamo dentro a questa partita. E come avevamo pronosticato, Fede, sarà tempo di supplementari. Succede quando conta, Matte, succede quando conta che le statistiche si invertono e ci regalano emozioni diverse. Succede in finale. Guarda qui che compostezza in questo gol da parte di Daniele, veramente fenomenale. Siamo ripartiti ancora, per l'ultima volta. Ronaldo, Mbappé, da Gullit che cerca un'idea, scambia con Mbappé, viene incontro a Neymar, Ronaldo si stacca, Neymar non lo serve. Poi sì, Ronaldo sul destro, prova, palo! E questo è stato Hag. Questa è Hag che ha soffiato su questa conclusione di Cristano. Daniele era stato bravissimo a sfruttare questo kickoff. Si era aperta perfettamente la difesa di Houston, però purtroppo non ha trovato la rete che avrebbe permesso a tutti quanti noi di tirare un sospiro di sollievo e di strillare di felicità. Ancora possesso Makers, ancora possesso Principe. Bruno Fernandes. Da Pelé. Che sterza e ricomincia. Fernandes per Gullit. Idea verticale. Si trova Cristiano. Vicino c'è anche il supporto di Neymar. Van Dijk in copertura su Cristiano. Qui Van Dijk ha fatto una grandissima chiusura, ma qui mi sembra che un attimino l'inerzia del match si sia invertita con Houston che patisce la pressione di Daniele, che adesso sembra avere un attimino riguadagnato fiducia nei suoi mezzi. E qui un'altra volta il tema che si ripete. Vuole aspettare il 105esimo Houston. Vediamo se verticalizzerà o aspetterà i rigori, perché insomma dal 90esimo ancora stiamo aspettando la verticalità, no? Sì. La Qui cerca sbaglia ora, male. tutto. E Sbaglia allora tutto. attenzione, attenzione, perché poi il karma ti punisce. Ce l'abbiamo noi ora. Parte Mbappé, la palla è per Gullit. Largo ci sarebbe l'opzione Davis, preferito Mbappé, va dentro Gullit, visto ma non Signore! servito. Poi occhio che quello è contatto clamoroso, clamoroso a palla lontana. Ma dai! Signore! Lì Gullit è stato sparato su The Sims dalle tribune. Cosa facciamo? Non fischiamo rigore soltanto perché non ha palla lui? E che vuol dire questa cosa? Che No, cosa io vuol dire? qua è veramente qualcosa di inspiegabile, non, qualcosa veramente di... Boh, allucinante, strano. Come fa a non essere rigore quello, Federico? È clamoroso, non me lo spiego. Aiuto, ultimi 15, Fede, che ci separano ai rigori. Mamma mia. Respira, Fede, respira che ne abbiamo bisogno. Mamma mia. 107. Tanto entra R9 per Daniele. Ho visto, ma occhio alla palla verticale per Mbappé che è buona e al centro ci sono le torri. Mbappé sul fondo sterza, non crossa, tiene il possesso, cerca giocate, tornano i difensori. Meno male che qui ha cercato questa giocata di troppo.
Occhio a Davis verticale, Mbappé ha semplicemente una prateria di fronte a sé, può accendere il motorino, preferisce sterzare e mandare al bar Alexander Arnold, lo manda al bar in due tempi, trova Neymar, dentro per Ronaldo, in area, vuole il tiro, non lo trova perché è tornato Van Dijk. Qui si era costruito perfettamente la situazione perché non era facile lì da quella zona di fascia accentrarsi e diventare pericolosi, c'era esattamente riuscito. Clamoroso. Però occhio al nuovo possesso di Prince, c'è Neymar, dentro Ronaldo la palla non filtra perché l'ha presa sempre Van Dijk. Fede, io penso di non arrivare al 120esimo, sappilo. 5 minuti, occhio perché c'è la palla verticale per Mbappé che sembra lunga. Lunga, facciamo che è lunga, è lunga, è troppo lunga. Lunga, troppo lunga, troppo lunga. Tanto pressing qui da parte di Houston, vediamo che vuole recuperare questo pallone. E lo fa. Pallone a cercare invece Ronaldo, sponda, palla recuperata effettivamente con Alexander Arnold, 117. Si torna da Van Dijk. Mi sa che il tema adesso è riproposto. 120, sì. Mi sa che sarà quella l'attesa. E allora riproponiamo anche noi, Prince, calmo, ammettere ma tutto, tu non devi, tu puoi, e lo hai dimostrato. Palla sulla corsia per Arnold. No, mi sa che cerca addirittura la palla lunga, ma qui è ultima per Daniele, mi sa. Rimessa, attenzione perché 30 secondi, conclude avanti Principe, forse c'è anche la speranza clamorosa del sogno. Sto male. Gullit, Fernandes, dentro la palla non filtra perché ha chiuso Gullit e allora la finale del Mondiale per Club si deciderà ai calci di rigore. Partono i Makers con Principe e parte il fenomeno col destro, dentro, dentro, tocca Cruyff, contro Cech, sì, fuori, fuori, e quindi Neymar, stai calmo Prince, sì, sta calmo e come Prince. Oh mio Dio! Fuori ancora! Fuori non ci ancora! Credo. Sta succedendo qualcosa di impossibile. No. Ronaldo centrale. Ma stai calmo, Prince, che sei ancora avanti. Tocca a Neymar contro Cech. Per me è centrale. Per me è centrale. E invece angola. Bruno Fernandes. Alla Oliboli! 3-1! Col cucchiaino di Bruno Fernandes. È già decisivo. Gol. E adesso è il rigore finale. Facci cantare, Kylian. Parte sì! E Principe porta i Makers sul tetto del mondo. Dopo un mondiale sfortunato, è lui l'uomo decisivo. Esulta Oliboli, esulta tutta Italia, perché i Makers diventano la prima italiana a vincere un mondiale per club e lo fanno al termine di un'edizione combattuta ma miracolosa per quel che è stato la finale. Mamma mia, sta morendo Federico, io posso solo lontanamente immaginare, se ne va, le emozioni che gli stanno passando in questo momento dentro. Mamma mia, dopo, mamma mia. Dopo 4 giorni maledetti Federico, 4 giorni maledetti per lui, ha cacciato fuori gli attributi Danieli ai rigori. Reverse sweep completato da sotto 2-0, se lo sono portati a casa.